Cesare, sei entrato un po' nel mezzo di una sparatoria. Io vorrei, prima che approfittiamo di un così autorevole presenza per entrare in un tema avvincente, voltiamo pagina, se ci stiamo però, visto che siamo arrivati al dunque, tutti quelli che non hanno parlato, facciamo un minuto per chiudere tutti quanti. Allora, Verri, abbiamo iniziato col sorriso sulle labbra, adesso tutti diciamo c'è qualcosa che non va. Qual è il vero punto di equilibrio? Chi è che non vuole fare i tagli? Chi è che non vuole salvare la figura, la macchina, lo strumento, perché non vuole sacrificare niente? Avevo detto prima nella mia breve introduzione che occorre in questa fase difficile che le parti sociali si approcciano con delle piattaforme ben chiare, evidenti, ma con un'attitudine al compromesso. Ho visto le piattaforme. Non è chiara quella piattaforma? No, è chiara. Ah. È chiara la piattaforma sia del sindacato che la chiara piattaforma degli imprenditori. Ancora vocate al compromesso è un po' un azzardo, perché mi pare che ci sia un pochino da lavorare. È evidente che la cooperazione, che ha nella mutualità un aspetto fondativo, le prime mutue verso i cittadini sono state fondate ancora prima del Novecento dalla cooperazione, e anche le prime mutue per l'edilizia ancora prima della Cassa Edile di Milano. Quindi il fatto di considera questo aspetto da riformare o rifondare, ma sono figli nostri. E che possiamo dire adesso che non sapevamo cosa sono? Sono stati fatti da noi, allora, con determinati obiettivi, delle determinate funzioni, e sono, diciamo così, sfuggiti di senno. C'è assenza di leadership, di autorevolezza, c'è mancanza di spirito di organizzazione, c'è assenza di visione. Tutti abbiamo stabilito che hanno bisogno di una cura pesante. Lo avete detto tutti. Però sono cure diverse. Sono cure diverse, ma troveremo. Senti equidistante fra queste due ricerche. Ma guardi, loro i problemi li hanno a casa loro. E il presidente D'Alberti non li ha con i sindacati i problemi, li ha con i suoi presidenti. Lo sa. Dobbiamo parlarci chiaro qui. Loro hanno i loro problemi. Noi stiamo facendo un gioco importante di approccio, di mediazione, di sintesi di quelli che sono gli obiettivi e le difficoltà da affrontare. Ma poi, trovata questa sintesi, o la sintesi è così difficile perché ognuno di loro e ognuno di loro hanno i loro problemi in casa, che la vedono differentemente. La vedono differentemente. Quindi credo che ci voglia buona lena, spirito riformista e perseguire obiettivi anche radicali, ma sapendo che la strada è disseminata di buoni propositi, abilità negoziale, professionalità, autorevolezza e spirito di visione, che fino adesso qui francamente non c'è. Allora, ce l'ha il microfono a Franco Turri per questo Resta Qua. Su questo punto, siete finiti un po' sul banco degli imputati? Sì. No, loro. Beh sì, i problemi sono a casa vostra, siete voi che non volete... No, non ho detto proprio questo. E qual era la frase? No, spieghiamola. Ho detto, i problemi non sono soltanto del rapporto negoziale tra le parti, i problemi sono anche nel rapporto organizzativo, verticale, ognuno sì. di noi di quello che rappresenta. Cioè, dentro. Io posso dire, si fa così, poi vado dal mio presidente e dico, senti, io ho 2 milioni di euro, 20 milioni di euro non te li do, ci ho finito la storia. Faccio l'editto, il contratto. E poi dopo cosa faccio? Commissario la Cassa Edile, se me ne fai vedere una commissariata? Al presidente D'Albertis dico quando si comincia. La provocazione che lanciavo prima. Walter se ne va al 21, facciamo il primo incontro il 20, no? E cominciamo a discutere, ci confrontiamo. Ma poi è singolare, perché se il presidente D'Albertis chiedesse alle imprese se vogliono gli enti bilaterali o no, le imprese gli dicono di no. Ma se il presidente D'Albertis chiedesse alle imprese volete applicare il contratto o no, gli direbbero abolisci il contratto, quello di primo livello e quello di secondo livello, facciamo un bel far west, andiamo da Trump
ci prendiamo un po' di armi e facciamo i cantieri liberi, no? Così si fa tutto quello che si vuole, non c'è più nessun controllo. Il problema è che togliere gli enti paritetici significa non applicare il contratto. Se noi possiamo disquisire sulle prestazioni, sul corso che si fa bene, che non si fa bene, su una cosa, ma togliere le casse edili vuol dire non applicare il contratto in edilizia. La cassa edile è la garanzia di applicazione del contratto nazionale e integrativo. Questo è il senso delle casse edili oggi. Ed è per questo che non le possiamo togliere, se no aboliamo il contratto. Perché cosa fa l'impresa che non vuole applicare il contratto, che non vuole applicare il contratto, che vuole evadere le regole? O ai lavoratori autonomi, o ai vagli, c'erano tutte le forme parziali, o applica altri contratti. Perché in cassa edile l'impresa deve denunciare quanti lavoratori ha, come si chiamano, quante ore lavorano, che qualifica hanno e così via. Questo è il senso profondo della bilateralità nostra. E insieme c'è un'altra cosa, che avere gli enti bilaterali, oltre a tutto quello che vi ho detto prima, dà la libertà ai lavoratori di potersi iscrivere al sindacato, anche nelle imprese con due dipendenti, con tre dipendenti. Non è un caso che il sindacato unitariamente inteso in edilizia ha più del 60% di lavoratori iscritti e arriviamo quasi al 70%. Quindi sono una forma moderna di libertà, di lavoro qualificato che non si può abolire, che non si può abolire. E allora, se abbiamo visioni diverse, poi sono veri anche i problemi che diceva Renato, cominciamo a lavorare, mettiamoci lì. Non va bene la soluzione dei piani industriali, che peraltro hanno inventato loro, non noi, noi l'abbiamo subita. Abbiamo detto per mesi che non avrebbero funzionato, però ci sono stati propinati come la panacea di tutti i mali. E troviamo un altro sistema. L'importante è che questi enti vadano salvaguardati, ma non per l'ente in sé, per l'applicazione del contratto, per questo. Allora, due minuti, Bastianoni, due Schiavella e chiude io il Presidente. Devo fare una precisazione. Intanto sul contratto, quando dicevamo del costo della richiesta salariale, io direi questo. Concentriamoci, e sono contento che c'è con noi il Presidente della Commissione Lavoro. Non cercare alleati. Concentriamoci sui pezzi di welfare integrativo che gli enti bilaterali possono erogare. Concentriamoci su queste cose qua, sui lavori usuranti, sulle modalità che questi lavoratori possono essere accompagnati alla pensione, perché sappiamo che il lavoro è davvero pesante, che non c'è cambio, non ci sono i giovani. Dobbiamo puntare su queste cose qua, sulla formazione. Questi sono gli aspetti sui quali nel vostro contratto io trovo corrispondenza. Quindi su queste voci ci troverete d'accordo. Al di là di quello che dicevo, c'è un problema poi di compatibilità dei costi nel momento che faremo la riforma. Se ci sono risorse nei territori, lì andremo a fare i contratti integrativi sui territori. Per quanto riguarda il contratto unico, io devo fare una precisazione rispetto, e non per contraddire il presidente De Albertis, di cui ho grande stima. L'altra volta il limite della parte datoriale è stata che si è presentata al tavolo negoziale, mentre voi avete un'unica rappresentanza, noi abbiamo una pluralità di rappresentanza, ma l'impegno che io assumo è che per le parti comuni del contratto, APE, trasferta, disciplina del secondo livello di contrattazione, tutte queste parti qua comuni saranno concordate dalle parti datoriali, pur mantenendo, e io lo dico, l'autonomia contrattuale. Per quanto riguarda l'unitarietà, io sono d'accordo per fare un'anagrafica unitaria di tutti i soggetti che operano nel cantiere, così non abbiamo più soggetti strani, UFO e quant'altro. Su questo ci stiamo. Però noi manteniamo per questa tornata territoriale la nostra autonomia contrattuale. Mi sembrava doveroso dirlo per precisare le posizioni, altrimenti rischiamo poi di dire cose e di lasciar passare invece anche i contenuti. Grazie. Allora, Schiavella, De Albertis, e poi usiamo Damiano per uscire dalla partita di Coppa. Mi verrebbe da dire, proviamo intanto con una sana pratica riformista a mettere da parte le cose sulle quali siamo d'accordo, evitando ciascuno di noi di legarci all'albero della nave per resistere alle sirene oppure per obbligarci ad una determinata rotta. Quindi anch'io sono molto affezionato a tante idee, le ho mediate, le medierò,
nella trattativa, attenti a legare le sorti di ciascuno di noi a questo, a quell'esito, mi sembra un po' renziano, Presidente, glielo dico con tanto affetto, quando lei dice o faccio la cassa nazionale o non faccio, cominciamo, quindi faccio finta che non l'ho sentito, e vedo invece le, e apprezzo le cose positive, mi pare, no? C'è una disponibilità a contratto unico, poi con la precisazione di Stefano, ma del resto pure con le cooperative abbiamo avuto un tavolo unico, abbiamo firmato formalmente due contratti. Non è questo il punto è capire se il sistema, il punto è capire se dal contratto unico passiamo al sistema unico. Qui la partita è vostra. Non è che noi ci abbiamo meno differenze di voi, noi l'abbiamo trovato il modo per sintetizzarle. Vi facciamo un invito, trovatelo anche voi. Noi siamo in tre, non siamo soli. Ognuno di noi è orgoglioso della sua storia contrattuale, della sua storia politica e organizzativa. Quindi. Poi siamo d'accordo per le cose sulle quali siamo d'accordo. Proviamo a fare il contratto unico, contratto di cantiere, con le cose che venivano dette dal Presidente D'Albertis, ma sono la nostra piattaforma, l'anagrafica, gli interventi comuni. Per quanto riguarda il sistema, chiudo perché appunto poi insomma. Non è che ci sono accenti diversi, poi Franco ha risposto bene, tutti siamo consapevoli che il sistema, abbiamo detto tutti, non regge. Partiamo davvero da questa consapevolezza che il sistema non regge e troviamo un punto di equilibrio. Gli elementi sul quale misurare i punti di equilibrio vanno definiti. Il sistema a chi serve? Serve, io dico, è bilaterale, quindi serve ai lavoratori e alle imprese. Da che cosa lo misuriamo? Quindi quello che è efficiente ed efficace. Fatto 100 il costo, quanto di quel 100 torna in termini di servizi alle imprese, in termini di tutela ai lavoratori? Se quel rapporto eccede i due terzi, quell'ente non sta in piedi. Poi noi diciamo regionalizzazione, perché è una dimensione che ci, poi diciamo pure altre cose, ci sono, troviamo anche altri limiti. L'altro limite che mettiamo è questo, un parametro di efficacia, perché nessuno di noi è affezionato a mantenere le cose così come stanno, però ci sono rimaste. L'altra volta, non voglio fare polemiche e battute facili, nelle ristrette noi eravamo tre, la controparte datoriale non dico quant'era, e non sempre con le stesse idee, ma a oggi è quella pluralità di idee l'abbiamo ritrovata nella fase applicativa del contratto, e quindi non si è applicato, e non si è applicato perché oggi quel contratto e quell'ente vive in virtù di un'autonomia che deriva da una delega che gli dà il contratto. Allora, per evitare quello che è accaduto l'altra volta, che facciamo editti manzoniani, noi possiamo dire nazionale, regionale, interregionale, provinciale, poi dopo se ognuno può continuare a fare ciò che vuole è finita. Siccome la legittimazione dell'ente bilaterale è data dalla contrattazione territoriale e la fonte di legittimazione è la contrattazione territoriale, noi diciamo, definiamo le circoscrizioni per esercitare la contrattazione di secondo livello a un livello più ampio, regionale, oppure costruito intorno a quei parametri di efficacia e di efficienza. A quel punto abbiamo lo strumento cogente per attivarlo. Attivarlo significa smontare il sistema, non presidiare il territorio? Assolutamente no. Però queste sono le nostre idee, noi vogliamo misurarle su questo punto, purché ci sia questo elemento di convergenza sull'obiettivo. Perché se l'obiettivo è facciamo tornare i conti e facciamo sì che l'ente non perda più, però quell'ente non perde più, ma serve solo a pagare gli stipendi, oppure gli stipendi più le assistenze alle imprese, come è stato finora, e l'unica cosa che si taglia sono le prestazioni ai lavoratori, ci facciamo carico dell'effetto negativo che ha avuto la scelta dell'altro contratto, che ho firmato, me ne assumo la responsabilità, ma non è che rifacciamo lo stesso errore la seconda volta, se lo mettessero in testa le imprese. Allora, Presidente De Albertis, si sente come un protagonista che si siede al tavolo e regala un frammento di scioccante verità, o come un giocatore che entra al 20° della partita e dà un calcio agli stinchi alla squadra del sindacato? Perché io di calci negli stinchi ero un discreto giocatore di calcio. Infatti l'ho capito, ero anche un po' agguerrito, un po'. Adesso sarei un disastro.
Ma sono stato un discreto giocatore di calcio e picchiavo come un tamburo. E picchiavo? Come un tamburo. Ah, no, pensavo di aver capito male. Invece era un discreto giocatore di calcio e picchiavo come un tamburo. Sarà un bel tavolo negoziale. È un modo tipico di dire. Comunque picchiavo come un tamburo. Detto questo, vorrei rispondere un secondo a Turri dicendo la mia... Più vicino al microfono. Chiedo scusa, io ho dei problemi con la voce. La mia affermazione iniziale era un paradosso per arrivare a dire come stanno le cose. Però, sia chiaro, c'è poco da fare. Le casse edili nascevano per gestire la paga differita. Su questo con piena condivisione di tutto. Oggi, ripeto, molti si chiedono se lo fanno nell'interesse delle imprese e dei lavoratori. Lasciatemelo dire. Poi alla fine le casse edili, l'ho detto anch'io, devono diventare a maggior ragione lo strumento della regolarità. Perché secondo me le imprese, sulla linea di partenza di una gara d'appalto, che sia un lavoro pubblico o privato, devono essere poste nelle stesse condizioni. Oggi una parte del differenziale, a parte quelli che barano, una parte del differenziale è data da quelli che barano sul costo del lavoro. Questa è la verità, ci piaccia o non ci piaccia. Ecco perché dico anche al presidente Damiano che mi aspetterei di poter discutere con lei, insieme a loro, insieme a tutti quelli che sono qua attorno, un momentino di quello che è il costo dell'edilizia. Noi viviamo una situazione, dico una cosa che ho detto prima, ma approfitto della sua presenza. Non è accettabile, io che assumo dei lavoratori, faccio lavorare dei lavoratori che hanno il contratto dell'edilizia, ho un costo del lavoro un costo contributivo di 10 punti maggiore di quello di quelli che hanno contratti diversi. Rispondo anche a Schiavella, io non ho nessun problema a aprire la trattativa anche prima che lui se ne vada. Il mio unico problema il 20, anche perché lui sa, adesso mi dà del lei, alcune volte ci diamo il tu, che ne abbiamo discusso tante volte anche quando io non facevo il presidente dell'ANCI. Io credo che però ci sia due aspetti. Un aspetto è la parte regolamentare, che in buona parte sta nell'avviso comune, che io vorrei fissare subito per andare dal Ministro, per andare dal Governo a ottenere risultati veri. Se riesco a ottenere questo, che riguarda principalmente il contratto di cantiere, che riguarda altri aspetti, il DURC, che riguarda cose di questo tipo, io penso che ci sia una ragionevole possibilità di chiudere un accordo rapido anche sulla parte economica. Se non c'è questo, io non riuscirò mai a fare niente. Bene, io sospenderei qui l'anticipo della grande finale, vi lascio le vostre valutazioni e chiediamo a Damiano, che è entrato nella partita prendendo pallonate da tutte le parti, nel senso che non ha visto come è iniziato lo scontro, invece di raccontarci lui l'altra grande partita. È caduta sul tavolo questa proposta, che ovviamente influenza e riguarda molto anche il mondo dell'edilizia, so che lui ha espresso un parere contrario, e allora vorrei iniziare da lì una provocazione poi che lui andrà a raccontare e poi sentiremo voi tutti sulla proposta Nannicini. Io vedo dentro questa proposta un grande rischio, ma magari mi piacerebbe mi tranquillizzasse. Cioè, se noi andiamo dai lavoratori in crisi, delle persone che sono espulse dal mercato del lavoro, delle persone che vagano, come ho in mente una storia che mi ha colpito molto, il padre di un mio amico, 63 anni, nell'edilizia, siciliano, a girare per i cantieri dell'Emilia Romagna a cercare i punti che lo separavano dalla Fornero, e addirittura vessato di fronte a una richiesta, ti mancano 2 anni, allora fai 6 mesi in nero e 6 mesi in chiaro, no? Sono cose che conoscete, no? Arrivi in questo mondo qua ed hai questa meravigliosa tua proposta che è stata presentata così, in pensione prima, senza penalizzazioni,
Poi, se vai a vedere bene, la proposta è: le banche ti prestano i soldi per andare via prima, perché la Fornero non si tocca, la garanzia la mette l'INPS, che fa anche da esattore, così nessuno si sporca le mani, è come un mutuo, quindi ti devi pagare anche l'assicurazione sulla vita, perché nessuno ci deve restare male, e tutto questo senza indennizzazione sulla pensione, però ci paghi, studio non contestato da nessuno dell'ufficio studi della UIL, ci paghi il 20% quando vai in pensione, e così tutti siamo contenti. Allora, oltre al fatto che a me questa proposta mi ha fatto un po' accapponare la pelle, oltre al fatto che secondo me non funziona, però ci vedo un rischio enorme, pensate all'edilizia, che diventi una cosa per dire tu non ci arriverai mai, allora esci, fatti il prestito, penalizzati da solo, e uso questa parola, fai l'auto esodato, prenderai meno, ci si avvicinerà tutti alla pensione sociale, ma almeno non abbiamo questo problema da risolvere. Non dobbiamo più discutere e dividerci fra Damiano, che vuole eroicamente ripristinare le quote, che a me sembravano un minimo principio di equità, a quota 100, 120, mettete l'asticella dove volete, ma prima o poi uno va in pensione, si è iniziato a lavorare a 14 anni, e dietro il paravento della scelta personale tu te ne puoi andare via con qualche soldo e non sei più un problema sociale. Allora, Cesare, sono veramente un mascalzone giornalista o c'è qualcosa di vero in questo meccanismo pericoloso che mi sembra di intuire? Bene, intanto vi ringrazio per l'invito. Ma tu sei un po'. Vuoi partecipare al tavolo degli edili dopo? Sì, sì. Io sono abbastanza. Ma io da ministro sono stato quello che ha fatto il contratto dei metalmeccanici, l'ultimo unitario, l'ho fatto in 4 giorni, quindi almeno di questo mi dovete dare atto. Era fermo da un anno, in 4 giorni l'abbiamo chiuso. No, perché sono pratico, è vero. Dunque, tu sei un mascalzone o dici un po' di... Tutte e due. Sei un po' tutte e due. Grazie. Allora, un giornalista deve essere anche un po' mascalzone, certo, perché sennò non ci divertiamo. L'argomento è complicato. Allora, il prestito non piace. Anche a me desta molte perplessità. Io faccio però un ragionamento. Intanto un ragionamento politico, come mia abitudine molto, come si dice, poco ortodosso per i ruoli che ho, per dove sto, per cosa faccio. E per questo sei stato chiamato? Per questo sono stato chiamato. Pure sincero? Anche sincero. Allora, il ragionamento è questo. La situazione è drammatica sotto il profilo politico. Mi pare che sia incontestabile. La domanda che io mi faccio, quanto dura questo governo? Non so se è una domanda di un pazzo, ma non credo. Oh, ma stasera tutte insieme accadono. Cioè, come? Ma che è successo? Cosa ho fatto? Che cosa abbiamo dato a mezzo? Hai lo scoop? Quale scoop? No, dico, tutti i carichi leggeri. No. L'hai presa lenta, insomma. No, la prendo lenta perché capisco che c'è più di una difficoltà. Soltanto un cieco non le vedrebbe. Io non è che voglio caricare o scaricare, dico solo che la compagine dell'attuale governo sta attraversando dei problemi. C'è un partito di maggioranza, quello più piccolo, che ha, diciamo, una discussione interna piuttosto robusta, mettiamola così. Uno. Due. Dobbiamo andare ad un referendum. Sembrava che fosse, diciamo, un gioco facile e scontato, ma pare no. No. Allora, il consiglio che io do da antico negoziatore e da politico, da vecchio sindacalista e da politico, è: vista la situazione, il tempo per combinare qualcosa, poco o tanto che sia, è breve. Cioè, non c'è da perdere molto tempo, lo dico alle parti sociali, se c'è un momento nel quale dovete mettervi d'accordo tra di voi, penso al modello contrattuale, confederale, e tra i sindacati e il governo, il tempo è questo, non è che uno può dire, ma tiriamole in lungo,
passa luglio, settembre, ottobre, vediamo che dicembre. Succede, ottobre. Sarebbe assurdo, anche perché, ammesso che la situazione politica sia un velluto, tutto vada bene, il governo in ottima salute, l'economia riprende a girare, il referendum va nella direzione della stabilità, poi ognuno voterà come vuole. Tu cosa voti? C'è la legge di bilancio. C'è la legge di bilancio. No, cosa voti al referendum? Come? Cosa voti al referendum? Io? Io voto sì. Ah. Sì, sì, ma l'ho detto. Ma ho votato sì in Parlamento. No, no, ma io sono uno che cerca di essere razionale. Guardate, a me non è che piaccia molto questa riforma. Io in Parlamento ho votato sì. Non è che adesso faccio la propaganda per il no. Ho votato sì, quindi sosterrò questa tesi. Dopodiché cercherò anche di sostenere, come si dice, la tesi di una Costituzione che per me, per come sono fatto, non dimentica che è nata dalla Resistenza, il primo articolo è quello fondato sul lavoro. Io questo non lo dimentico mai, perché ho sentito delle voci che sulla Resistenza hanno un po', diciamo, derapato, quindi a me quello non è piaciuto. Allora, detto questo, c'è la legge di bilancio. È l'ultima legge di bilancio nella quale si può fare un discorso razionale, perché il prossimo anno, ammesso che si vada a votare nel 2018, sarà una legge di bilancio, come si dice, l'assalto alla diligenza fa ridere, perché è quella prima delle elezioni, ammesso che si vada laggiù. Quindi la legge di bilancio buona è questa qua, o acchiappi qua o non acchiappi, quindi io dico il tempo è breve. Sulle pensioni, stai dicendo? Sulle pensioni e anche sul lavoro. Per quanto riguarda la trattativa in corso, io mi auguro che si arrivi come a un accordo, a un entente cordiale, al fatto io scrivo, voi fate così con la testa, o fate più o meno così, una parte vi piace, una parte non vi piace. Spero che ci sia un qualche accordo, che poi noi dobbiamo tradurre. Perché quando mi arriva, l'ho fatto nel 2007, un protocollo sindacale, governo sindacati, poi deve diventare legge. E quando diventa legge, codici e codicilli nascondono miliardi di insidie. Quindi il tempo è veramente molto breve. Se non si chiude a settembre e si dovesse andare al referendum, io la dico così, vince il sì, vince il no, passata la festa, gabbato lo santo, quel tavolo lì si indebolisce. Il tavolo è forte adesso, l'APE. Andiamo a vedere quel che vuol dire, perché ci sono delle verità e ci sono delle cose che non sono veritiere. Io allora mi sono fatto un mio ragionamento. La mia proposta la conoscete, molto semplice. Potete andare quattro anni prima, quindi a 62 e 7 mesi attacco il cappello al chiodo. Pago, pegno. Ogni anno lascio il 2%, 2, 4, 6, 8, a seconda dell'anticipo. Il sindacato dice no alle penalizzazioni, ma giustamente fa il suo mestiere. Io faccio un altro mestiere, quindi ho congegnato quel meccanismo. Poi ho detto, quelli che hanno cominciato presto, i precoci, 15 anni, 16 anni, dopo 41 anni tagliamo la testa al toro, se ne vanno in pensione. Perché qui possiamo applaudire, diciamo, determinati 41 lavori, anni in cantiere, determinati lavori. Allora, tutti direi. Io quello che dico è questo, lasciamo da parte il meccanismo, io suggerisco questo, il meccanismo tecnico, prestito, anticipo, penalizzazione, mutuo, che poi non è un mutuo. Il ragionamento che faccio è, ci sono delle categorie più esposte e più deboli? Oppure tutti i pensionati, tutti i lavoratori sono uguali? Non sono tutti uguali. C'è chi vive più a lungo, c'è chi fa lavori pesanti, chi fa lavori leggeri, eccetera. Chi è più svantaggiato? Tanto io voglio capire chi è più svantaggiato. Allora, gli svantaggiati secondo me sono questi. Uno, una persona veramente disoccupata. Cosa dico per veramente disoccupata? Uno che ha consumato tutti gli ammortizzatori, ha fatto l'ordinaria, straordinaria, in deroga, mobilità, tutto l'ASPI, tutto quello che volete, è arrivato al fondo, ce n'è tanti. Quello lì ha 62 anni. A me quei soloni che mi spiegano, anche nel mio partito,
Noi quello lì a 62 anni, che magari alla terza media non è un premio Nobel, è uno normale, lo portiamo ad un'altra occupazione, io non ci credo. Quello lì è fuori, quello lì rimane disoccupato, rimane senza reddito. Hai due soluzioni, o gli dai la povertà, l'assistenza, oppure, dico io, diamogli la pensione prima. Sarà più bassa, ma almeno un'uscita dignitosa. Quello lì lo metto da parte. Metto da parte, l'ho già detto, i lavoratori precoci. Io la semplifico, quelli che hanno cominciato a lavorare con l'uno davanti. 15, 16, 17, 18, 19. 19 magari non ce la facciamo, fermiamoci a 18. Perché se uno ha cominciato a lavorare a 25, magari aveva pure la laurea. 25 più 41 fa già 66, quindi va in pensione con le attuali regole, quindi è già fuori. Quindi parliamo di quelli lì precoci. Poi abbiamo la terza categoria, lavoratori che fanno attività usuranti. Voi sapete qual è il mio elenco. Cava, miniera, torbiera, lavori in altezza, sottosuolo, palombaro, esposizione al caldo, al freddo, lavoro notturno, catena di montaggio. Io ho anche presentato una proposta, ma non è che l'ho presentata perché venivo qui oggi, l'ho presentata a prescindere, poi con voi ho parlato a lungo, con i vostri sindacati, che include, vorrebbe includere nel fondo dei lavori usuranti anche gli operai, non ho ancora individuato bene, dell'edilizia, perché anch'io capisco che arrivare a 67 anni su un'impalcatura non sta in piedi, non sta in piedi. Quindi noi vorremmo inserire, lascio fuori gli infermieri, lascio fuori le maestre d'asilo che a 67 anni tirare sui bambini tutto il giorno non è che se la passano meglio, però non ce la facciamo a mettere tutto. Allora io dico, disoccupati, precoci, elenco lavori usuranti, invalidi, persone nate con l'invalidità oppure a seguito di un incidente hanno invalidità. Bene. Queste categorie, chiamatela ape o chiamatela calabrone, chiamatela come vi pare, debbono poter andare avanti in pensione prima, 4 anni, il governo dice 3, ma ha già messo una X, quindi ce la facciamo a dire 4, a costo praticamente zero. Glielo paghi lo Stato con le detrazioni fiscali. C'è da fare l'assicurazione? Sì, c'è da fare l'assicurazione. Perché se io vado prima, in caso di premorienza, non è che paga mio figlio. Deve pagare l'assicurazione. La paga lo Stato, l'assicurazione. La paga lo Stato. Cioè, io devo poter andare prima a costo vicino allo zero, nel caso in cui rientri in queste categorie, diciamo, più disagiate. Cesare fa l'impiegato, fa l'operaio in un'azienda sana, non sarà licenziato perché non c'è problema. Fa un bel lavoro, gli piace, a un certo punto si è messo in testa di andare alle Seychelles con la nuova fidanzata, il nuovo fidanzato o quello che è, se lo paga. Ma così è sostenibile? Così è quello che dico io, così è quello che io sto sostenendo. Hai idea di quanto costi? Costa. Allora, facciamo i costi. Io sui costi mi sono anche un po' rotto le scatole, perché? Perché quando mi fanno i costi, Ragioneria e INPS, perché oggi l'INPS ha fatto tutta la sua dotta spiegazione, ma io vorrei chiedere all'INPS, perché Boeri non si è soffermato sulle circolari dell'INPS che fanno del male ai lavoratori? Perché io ho corretto la legge Fornero, quelli che sono nati nel 52, che hanno 64 anni, oggi, dei settori privati, non pubblici autonomi, possono andare in pensione. Possono andare in pensione, c'è la flessibilità per quelli lì del 52. Peccato che l'INPS sulla mia legge mi fa la circolare che dice a condizione che siano al lavoro il 28 dicembre del 2011. Ma se quello lì si è licenziato il giorno prima e senza lavoro deve pagare pure la penale che non può andare in pensione? Perché quando parliamo di questi costi, facciamo attenzione, qui se li inventano. Se ma noi, quali sono i, allora, i costi? Siccome i numeri li hai, allora io la dico così anche questa, semplice. I costi della mia proposta, i costi della mia proposta sono stati valutati in 7 miliardi all'anno. Secondo me sono dei costi esagerati. Compresi gli edili? Tutti, sì. Tutti usuranti? 7 miliardi il costo dell'anticipo, probabilmente senza quelli che hanno 41 anni di contributi, solo la flessibilità.
È chiaro che se il ragionamento è qui siamo in 200, siamo nati tutti lo stesso giorno, c'è una regola che ci consente domani di andare in pensione, andiamo tutti e 200. Questo è il ragionamento che mi fanno tutte le volte. Io ho detto scusate, ci sarà quello che non ne può più e va in pensione, ci sarà quello che deve pagare il mutuo, resiste un anno, c'è quello che gli piace il lavoro, vuole andare a 70 anni perché fra un edile e un primario d'ospedale forse qualche differenza esiste nel lavoro che si svolge. È già accaduto con la riforma di... Quindi, la ragioneria, scusa, questo precedente, la ragioneria dello Stato, me l'ha raccontato una persona non sospetta come Meloni, diceva andranno tutti se gli date la possibilità di uscita anticipata, invece non accadde, ma per non una media vero. Del 50%, ma non è vero, un perché in questo modo si gonfiano i costi, si fanno i risparmi, i fondi vengono rapinati e i soldi tornano alla tesoreria, per cui ovviamente tutti sono tranquilli perché hanno calcolato dei costi esagerati, non c'è lo sforamento e ci sono persino i risparmi, ma questo va a danno del legislatore perché io ho le mani legate. Quindi a me mi hanno detto tu costi 7 miliardi all'anno, fai i conti, però io faccio un altro conto, se dovesse passare la logica del prestito che lo Stato ti rimborsa con le detrazioni fiscali, non anticipi il capitale, anticipi gli interessi, ma un miliardo ti costa, un miliardo ti costa, perché se vogliamo proteggere quelle persone lì e dargli le detrazioni fiscali, perché così non pagano l'assicurazione, non pagano il rimborso, è evidente che ci sono dei costi. Se qualcuno sostiene che non ci sono dei costi, dice semplicemente delle sciocchezze. Poi io capisco che la parola, come si dice, correzione della Fornero fa drizzare le antenne all'Europa liberista, perché di questo si tratta, e che l'anticipo ovviamente fa drizzare meno le orecchie perché non conti nel bilancio annuale il costo dell'operazione, ma soltanto gli interessi sul costo. Quindi il succo della questione mi pare che sia questo. Accanto a questo, ve lo dico, noi stiamo cercando anche di risolvere un'altra serie di questioni, le ricongiunzioni che gridano vendetta al cielo. Uno si deve pagare due volte i contributi, è una cosa del governo Berlusconi, non c'entra la Fornero. L'errore fu compiuto all'epoca. La proposta che noi facciamo, se tu hai fatto 20 anni al Comune di Torino e 20 anni alla Fiat, se ricongiungere vuol dire riversare i contributi per 20 anni, non ricongiungiamo. Il comune, vale a dire l'ex SIMPDAP, ti liquida 20 anni e l'INPS ti liquida 20 anni, prenderai due pensioni, ma non paghi due volte i contributi. Sommi due cose separate anziché avere una pensione unica, 50 e 50, anziché avere un'erogazione di 100, se questo mi comporta di sborsare, come capita, 100 o 200 mila euro. Mi devo impegnare la casa per avere la pensione della quale ho già pagato i contributi. Un errore fatto dal centrodestra riconosciuto da tutti, al quale stiamo cercando di non porre corretto rimedio. Da nessuno, non corretto. Ricordiamolo, che si certo. È messo mano, ma io è da anni che ci battiamo 2011. Per questa cosa e stiamo preparando, l'ho già depositata, la cosiddetta ottava salvaguardia che dovrebbe chiudere questa partita dei 172.000 salvati con 12 miliardi di spesa. Fin qui io sono soddisfatto perché 100.000 persone hanno la pensione in tasca già, 25.000 hanno ricevuto la lettera, ce l'avranno, ne mancano altre 30.000 per le quali bisogna fare delle correzioni, ad esempio sulla mobilità, eccetera, eccetera. Ho depositato la proposta, c'è già la conferenza dei servizi che si è avviata e che dovrebbe quindi verificare i risparmi delle 7 salvaguardie e i numeri, perché con quei risparmi poi riusciamo a completare con l'ottava salvaguardia. Bisogna evitare che quei risparmi ci vengano, come si dice, portati via, perché i tentativi ci sono sempre, ma noi abbiamo blindato il fondo. Quindi io credo che questo sia interesse dei lavoratori, l'anticipo pensionistico, e anche delle imprese, perché c'è bisogno di un rinnovamento. E poi io lo dico, non è una richiesta l'anticipo andare a 62 anni e 7 mesi a salire per quelli di quell'età, è una cosa fatta per i nostri figli,
perché se noi andiamo a casa in pensione tranquilli, qualche posto di lavoro si apre nelle aziende, se no c'è il blocco, c'è il blocco. E ricordiamoci che con l'aspettativa di vita, messa anche questa al centro-destra, tra 30 anni per andare in pensione ci vorranno di vecchiaia 70 anni di età. È una previsione sociale inaccettabile, anche su questo bisognerà prima o poi riflettere, se no anziani al lavoro che mantengono i giovani in disoccupazione. Bene, io direi che abbiamo toccato due argomenti con una grande intensità, non so se qualcuno vuole aggiungere a questo punto qualcosa sul fronte pensioni, se no chiuderei qui anche questa fase di dibattito e diciamo informatemi su come finisce la partita con quel mastinaccio che dà calcio negli stinchi. Grazie e buonasera a tutti.